Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vedremo un pezzo della live su Europa Universalis 4, in particolare quella con Uesugi nel tentativo di raggiungere l'achievement Stardust Crusader. Con l'occasione vi ricordo che viene trasmessa in live tutti i lunedì, in teoria alle 21.30, salvo impegni particolari, ma terrò aggiornato il canale Telegram e Discord e Instagram, quindi qualora vogliate essere aggiornati e partecipare alle live, iscrivetevi su Discord, Telegram o Instagram, così che almeno siete aggiornati su quando effettivamente ci sarà la partita. In ogni caso, qua metteremo a pezzi la live, ovviamente con un po' di ritardo, quindi supportate il canale con iscrizioni e mi piace per farmi capire che vi interessa il format e per supportare il canale in maniera completamente gratuita. Intanto vi lascio alla intro, buona visione per il video e alla prossima. E 49 e 93, prossimo mese possiamo confiscare. Così migliora un po' anche il nostro rendimento. Allora, abilità attualmente non lo so, sarei quasi quasi per fare le colonie, però quanto guadagniamo al mese? 5? 5 vuol dire più di 100 mesi, 8 anni, no, potremmo anche fare dell'altro allora. Capitale sono colline, giusto? Sì, colline ce n'è tante in giro. Terreno. Colline ce n'è un po'. Potrebbe anche essere un'idea quella di prendersi il più uno sulle colline. O l'impatto espansione aggressiva, no, prendiamo l'impatto espansione aggressiva che ci serve. Avanti, quindi abbiamo questa ribellione. Vi aspettiamo, tech com'è messa? Manca ancora parecchio. 579 punti, ne abbiamo 346. Qui no, non guadagniamo niente giustamente ora perché paghiamo i rinforzi. 2 ducati e 74 di rinforzi. Levati quelli, ecco, infatti guadagniamo un pacco. Abbiamo ancora 0,33 ma guadagniamo un ducato e 8. Non siamo più neanche sopra numero. Perdiamo prestigio e rilevamento spie. Mi interessa. Qua vorrei potenziare il centro del trade, però ci servono 200... Ah no, è già un livello 2, quindi niente, ci servono 1000 ducati. Non abbiamo altri centri del trade. E 50 punti amministrativi o tradizione militare, punti amministrativi. Sì, ne abbiamo già presi 2. No, 1 di centro del trade, questo qui. Che potremo potenziare e soprattutto potremo costruirci un mercato. Guadagniamo 2 ducati e 30, uno di legittimità in più non me ne frega niente. Visto che ha autonomia alta, tanto si ribellano ugualmente, la abbassiamo. Mutsu, anche qui potremmo abbassare l'autonomia. Però forse qua riusciamo a non farli ribellare. Si abbassa di 1 e di 2, abbassiamo di 3 in totale. Di 3, poi c'è da considerare anche che nel mentre scende la stanchezza di guerra, sovraestensione già è a 0, ottimo. Ecco, 2, 6, 5, l'erede mi piace molto. È un 13 molto forte come il nostro 13 attuale. Ci darà un bel boost, soprattutto sul diplomatico che ci serve proprio.
andata molto bene. A sto punto potrei prenderlo un diplomatico militare. Uno sul diplomatico. Morale navale o reti spionaggio? Boh, non mi piace nessuno dei due in realtà. Leva questo e vediamo se ne esce qualcuno migliore. Qua abbiamo 69, 75, come mai? Dobbiamo darci di morale a manetta, cioè di livello della lealtà. Non c'è un cazzo. Non ci abbiamo niente, perché però qua il punto di equilibrio è più basso? Ah, perché ci sarà stato un evento? Sì, c'è un 10% in più fino al 22 ottobre 66. E anche il 5%, quindi a quel punto perde un 15, va a 60. Ok, va bene. Ok, e cosa volevo vedere? Quello che ci fa pagare meno il consigliere, eccolo qua. Dai, uscite un po' ribelli che così almeno possiamo proseguire. Questo abbiamo detto che finisce gennaio 65. Ciba invece è già finito. Letto con Tsutsui. Quasi quasi nel mentre. Un assalto qui lo faccio anche. Sono solo 1600. Abbiamo diplomatici, lo prendiamo subito, guarda. Recuperiamo questo che tanto non ci serve più. Ottimo. Allora, guerra Chiba. Tsutsui si porta qualcuno, sì, quindi non lo mettiamo come belligerante. È vero che sono scarsi, però sono più del doppio. Infatti, tanto portano avanti l'assedio con molta calma. Arrivati i ribelli, tanto siamo in difensiva, abbiamo uno di morale in più. I prossimi ribelli sono qua sotto. Suruga. Andiamoci subito. Non voglio vendere. Allora, concediamo delle licenze a Chicago. Perdiamo 10 legittimità. Modificatore fiscale più 10. Più 10 ai Bushi. Va bene, Raven. Grazie mille per la compagnia. Buonanotte e ci sentiamo domani. Oppure i Bushi perdono lealtà. I mercanti la guadagnano, che non è male, eh. Non è male perché dobbiamo equilibrarla, sì, mi piace di più. Perché i mercanti sono sempre quelli bassi e poi ci rompono le palle per le confische. Tanto adesso andiamo via anche noi. Volevo finire giusto queste due cavolate. Ah, qui non ho più guardato. Miglioramento relazioni, no. Che schifo. Via. Proviamo a cambiarlo. Vengono sempre i stessi. Se ancora viene sempre il miglioramento delle relazioni, ce lo teniamo. Preferirei quasi una reputazione diplomatica adesso. Allora, perdiamo 22... No, questo è sempre lo stesso evento, ci prendiamo la tradizione militare. Toh, reputazione diplomatica, finalmente. Qua possiamo confiscare nel 67. E potremmo fare una tech avanti nel tempo. Per ora non la facciamo, ma vuol dire che abbiamo recuperato rispetto agli altri. Tech amministrativa, possiamo scegliere l'idea e andiamo a prendere esplorazione. Esplorazione, aspettiamo a fare questa perché possiamo fare una tech avanti nel tempo, forse. Preferirei recuperare punti se possiamo. Intanto, nel mentre, qui dobbiamo
recuperare. Dov'è l'altra nave? Eccola qua. Torna qui. Perché dobbiamo trasformarla intanto in un convoglio da 3 navi. Pronti alle prime esplorazioni. Investiamo un po' di soldi, ma ora guadagniamo 0,60, che è poco, ma è meglio di niente. È meglio che perderli. Quindi visto che per ora le esplorazioni sono già state sbloccate, minchia. 6 anni fa addirittura, complimenti. Noi proviamo a prenderci l'innovazione dalla tech. Ok, assedio è andato. Mi manca solo Tsutsui, che non so dov'è. Ah, è questo. Quante truppe ha? 3.000. Eccole qua le 3.000. Proviamo. Ottimo, malcontento meno 2, produttività locale in un po' di province, molto bene. Intanto gli prendiamo un po' di terre. Qui se ne va, andiamo a prendere la capitale. Tsutsui ovviamente non penso che gli prenderemo terre perché ci costano. Vedremo. C'è un forte. Porca vacca, cosa non lo buttiamo giù mai? No, in realtà adesso ce la facciamo anche. Però ci costa parecchio. Però col 3 di assedio facciamo forse un po' più in fretta. Com'è intanto, Simo? Te, tutto bene? Allora, valore fiscale di 5, no, mi servono. Opinioni di Corea di almeno 50, non credo. Neanche questo. Ci prendiamo l'opinione della Corea, che è l'unico facile da fare. Basta metterci uno e dimenticarselo lì. Meno 20, fra 360 giorni. Quindi dovremmo pagarla comunque con un 10 in più, però potrei anche farlo, 10. Allora, meno 0,50 prestigio all'anno, fino alla morte del re, che è giovanissimo mi sembra. 32 anni, non così tanto ma è giovane. Ieyasu primo Uesugi, e reputazione diplomatica meno 1, però per 150 punti diplomatici che sono tanti. Ce li prendiamo 150 punti diplomatici perché ci possono far fare la tech in avanti coi tempi. 10% lo pago volentieri per avere un 4 di innovativeness. E poi andremo pronti per l'esplorazione. Meno 14, dai. Tanto vi andate a prendere questa provincia. Ecco, la tech militare è l'unica che ci molla, quella diplomatica no. Quindi per assurdo mi basta fare quella militare quest'anno e la paghiamo il 10% in più. Quella diplomatica per ora possiamo anche farla dopo dicembre, con l'anno nuovo. Così non ci costa neanche di più rispetto all'altra. ...200 giorni, sì, non arriviamo comunque con l'anno nuovo. Ora posso mettere focus sul diplomatico.
utilissimo. No, questo ce l'abbiamo già, cavalli, tanto ne abbiamo ancora uno in effetti. Abbiamo ancora uno di cavallino. Le riserve sono sempre basse, 4.000. Ma adesso tanto saremo anche un po' meno in guerra perché iniziano a essere tutti un po' più grossi. Ok. Allora, iniziamo a fare un po' di reti spionaggio. Eccoli qua, 7.000 sono usciti, ma dobbiamo finire questo assedio prima. Il Yamana potrebbe essere il nostro prossimo rivale. È diventato abbastanza grosso. Ok. Ok, questa guerra è finita. Allora, portiamo dentro i nostri uomini a sto punto. Le cose sono due. Possiamo o prendere più terre, vediamo però quanto si incazzano gli altri. È un pochettino. Un pochettino. Però si potrebbe anche fare. Onestamente non penso sia troppo problematico. Tokugawa ancora la tregua. So probabilmente anche. Atekeyama probabilmente anche. Atekeyama ce l'ha ancora fino al 71, 6 anni. Tokugawa fino al 71, 6 anni entrambi e so. A tregua con noi fino al 69. Ma io direi che ce ne stiamo. Ce ne stiamo, ci prendiamo i 15 soldi. Non ci danno nient'altro. Via così. Via così, tanto la tech l'abbiamo fatta, quindi possiamo andare a nazionalizzare tutto tranquillamente. Andiamo a picchiare questi ribelli qui. Questa tech possiamo aspettare fine anno tranquillamente. Direi che comunque ci stiamo ingrandendo abbastanza. Allora, perdiamo Ducati per avere uno sconto alle tech, beh certo, anche 30 punti amministrativi, già solo con lo sconto alle tech li recuperiamo quasi tutti. Quindi sì, per quanto? 10 anni. 10 anni faremo una tech diplomatica che ce l'abbiamo qui, la tech amministrativa punteremo a farla. Merda, abbiamo preso un prestito. Non me ne ero accorto. Allora, leviamo intanto il mantenimento. Tanto onestamente non ce ne frega. Per ora. Arriviamo al 1 gennaio, facciamo la tech e poi ci fermiamo. Qua cos'è che dobbiamo fare? All'opinione della Corea. Sì, miglioriamo di nuovo l'opinione con la Corea. E poi dovremo iniziare a preparare le prossime guerre, probabilmente contro Yamana o Shimazu. Avanzerà qualche punto perché ne abbiamo già 200 in abbondanza e quelli poi li utilizzeremo per fare le idee. Sì, 280 giorni, ottimo. Quindi qua abbiamo ancora tutto l'anno, facciamo già 13 anni avanti, siamo benissimo. Abbiamo già 225 punti e adesso spingeremo sulle idee. Direi che qui per ora mi sembra di non star dimenticando niente. Vediamo se abbiamo qualche rivale da mettere. Nessuno per ora. Peccato, speravo che Yamana sì. O Shimazu, sono già grossini. Allora, stiamo facendo una rete di spionaggio contro Yamana, perché potrebbe essere il nostro prossimo nemico. Questo scade nel... no, è già scaduta. Ed è sempre con Atekayama, quindi qua potremo aspettare che scada e poi metterlo co-belligerante. E poi inizieremo a spingere anche verso il nuovo mondo, quindi quale navi, quante sono? Dove è finita la nave?
Due. Sono due e ne manca una terza? No. No, facciamola subito, già ci vuole un anno. 378 giorni, 320. Qua ci vuole un pochino meno. 320 giorni. In questo modo, tra un anno possiamo iniziare anche a fare... a sondare il mare alla ricerca di colonie. E beh, ovviamente qua non siamo ancora nessuno, però abbiamo già 188 di sviluppo all'interno del Giappone. Direi che siamo i più grossi tranquillamente. Possiamo fare ancora 3000 uomini, vedremo. Intanto recuperiamo il morale e poi sfruttiamo un po' questa compagnia di mercenari. Direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Il mondo come sta andando? I Ming sono ancora qui, però ci sono degli orati molto grandi e cattivi vicino. Mandato a zero, stanno per esplodere allora. Stanno per esplodere e diventeranno tante belle staterelle, tanti belli staterelli piccolini. Le orde qua, vorrei spingerci qua sopra una volta diventati poi indipendenti per andarceli a prendere. In Giappone continuiamo giusto per fare la missione di migliorare l'opinione. Abbiamo il 100% di desiderio di libertà e ci sta. E direi basta, abbiamo fatto il primo avvenimento verso l'apertura. E il prossimo cosa dobbiamo aspettare? Sempre fine del colonialismo, commercio. Aspettare sempre almeno la prossima epoca. L'unico è questo. Almeno 30 anni sono passati, quindi già ce l'abbiamo uno. E passati 30 anni poi può spawnare tranquillamente.